febbraio abbiamo fatto la presentazione del progetto. In pochi mesi, considerato che c'è stata l'estate di mezzo, siamo riusciti a ultimare i lavori di implementazione dei laboratori, dello studio della parte grafica, quindi c'è uno studio fatto con dei ragazzi sempre della nostra zona, quindi che hanno creato il progetto di comunicazione, e oggi finalmente lo stiamo inaugurando. Per la parte Fabilab abbiamo già chiuso degli accordi con quasi tutte le scuole del nostro comprensorio, e questa è una cosa che a me fa molto piacere. Quindi non solo i ragazzi di Partanna, ma i ragazzi di tutte le scuole superiori visiteranno e frequenteranno questo laboratorio, considerato che a partire da ottobre sono stati pianificati tutta una serie di workshop tematici, e quindi avranno la possibilità di toccare con mano tutte le varie attrezzature, quindi faranno il workshop e poi potranno utilizzare i macchinari. È un impegno che l'amministrazione ha assunto già nel mese di febbraio, lanciando l'iniziativa che oggi vede l'inaugurazione di questo importante spazio nuovo, uno spazio rimesso a nuovo anche a seguito di un finanziamento che abbiamo ottenuto per l'efficientamento energetico, una struttura completamente dedicata al coworking e a FabLab, una delle poche, forse l'unica iniziativa di una pubblica amministrazione che va in tale direzione, e che ovviamente non serve soltanto alla comunità del mio comune di Partanna, ma vuole essere proprio un'opportunità per tutti i giovani, per tutte le innovazioni tecnologiche che si vogliono sviluppare qui sul territorio bellicino. Abbiamo preparato con la nuova programmazione 14-20, abbiamo investito sull'obiettivo tematico 1 e sull'obiettivo tematico 3 la gran parte delle risorse della nuova programmazione. Quindi significa che all'obiettivo tematico 1, che è l'innovazione, e quindi insomma sono tutte idee. Quello che voi state realizzando qui, potranno accedere ai finanziamenti, della programmazione europea, e l'altro, che è l'obiettivo tematico 3, che si parla di sperimentazione nelle imprese. Quindi da un lato l'impresa e dall'altro l'innovazione, anche il servizio, anche al servizio del pubblico, insieme a quello che è l'obiettivo tematico 2, che vorrei ricordarlo, è il modo per far comunicare tutte le pubbliche amministrazioni attraverso agenda digitale, attraverso la BUL, la banda ultralarga, qui in un luogo che è già la fibra ottica. Insomma, è come essere, visitando questo luogo, al passo con i tempi.